pane, pesce e fantasia, ultimo appuntamento di quest'agosto di fuoco per il Magic Hotel di Atena Lucana. Siamo con Colombina Marino qui al Summer Garden. È stato un agosto veramente intensissimo e continua ancora fino al prossimo 21. Sì, assolutamente sì, abbiamo iniziato a fine luglio con la nostra famosa festa della birra, quindi l'Augustiner Fest. È stato un appuntamento dopo l'altro, dopo la Baviera niente, c'è stato lo Street e Pizza e Bufala, tutti e tre appuntamenti che hanno riscosso davvero un bel successo quest'anno, è stato in crescita rispetto agli anni scorsi e voglio ringraziare davvero tutti che ci sono venuti a trovare e hanno fatto sì che tutto il nostro lavoro abbia avuto davvero un riscontro positivo. I ragazzi sono davvero entusiasti, hanno lavorato davvero con tanta gioia e niente, a nome di tutta la famiglia un grazie di cuore. Vi aspettiamo ovviamente per chiudere quest'estate il 21, fino al 21 infatti Pane, Pesce e Fantasia è qui ad aspettarvi, perché ci sarà il quartet, il Fusion Quartet con Luigi Gargano. Quindi una serata all'insegna della bella musica, dell'ottima cucina a base di pesce, dei vini e della birra. Stuzzichiamo un attimo l'appetito di chi ci sta ascoltando, qualche prelibatezza di quest'ultimo appuntamento. Sì, certo, allora con Pane, Pesce e Fantasia abbiamo voluto incontrare non solo il pesce diciamo tradizionale, quindi il baccalà indorato e fritto con il crusco o anche presentato all'insalata o il classico cartoccio ecco di fritture di paranza o quant'altro, ma abbiamo anche abbinato il pesce al pane, quindi ci sono dei panini molto particolari con il carpaccio di tonno e salmone affumicato, ma ogni sera poi c'è un primo particolare. Infatti questa sera c'è il tagliolino al nero su una crema di pistacchio con una tartar di tonno, ma domani sera per chi ci verrà a trovare potrà degustare un ottimo risotto con una zucchina alla scapece, della stracciatella e delle cozze. Quindi ogni sera un primo diverso, dei vini ovviamente dell'Italia dal nord al sud e la nostra bella compagnia. C'è tempo fino al 21. Assolutamente sì, per chiudere quest'estate anche se molto piovosa, però ecco alla grande insieme a tutti quanti voi.